mette alla prova, esige rispetto, certo. In pochi altri ambienti, in effetti, l'uomo però è anche così vicino ad affrontare le proprie pulsioni, a misurare i propri limiti fisici e mentali. I deserti, come le vette delle montagne, sono per molti una tentazione irresistibile, soprattutto per gli amanti dell'avventura estrema, come quella che vi racconteremo ora. Sahara, uno degli ambienti più estremi al mondo. Tuttavia, ogni anno qui si svolge una maratona durissima, la Marathon des Sables, la Maratona delle Sabbie. Questa estenuante gara copre 240 km in appena 6 giorni, con limitate scorte di acqua e viveri. I maratoneti si spingono al limite delle loro possibilità fisiche. Malgrado, o forse grazie alle grandi difficoltà, a questa gara partecipano temerari atleti provenienti da oltre 25 paesi. È il 1994. Mauro Prosperi, corridore di fama, ha deciso di partecipare. Ho deciso di fare una maratona nel deserto perché non lo conoscevo il deserto e di conseguenza volevo viverlo in prima persona. Ho detto, andiamo a vedere se esiste veramente questa febbre del deserto. Ma non tutti condividono l'entusiasmo di Mauro. Cinzia, sua moglie, la considera una follia. Lei sentiva un qualcosa di molto particolare, aveva come un presentimento. Dopo 6 mesi di allenamenti, Mauro è pronto. Cinzia rimarrà a casa con i 3 figli, Silvia, Claudia e Mattia, tutti sotto gli 8 anni. Questa gara è talmente pericolosa che i partecipanti dovranno compilare e firmare un modulo in cui si indica dove inviare il corpo in caso di morte. Fatto ciò, hanno tutto il tempo per contemplare il deserto che li circonda. La Marathon des Sables ha inizio. Io ho cominciato a viaggiare e anche nella sabbia io riuscivo a non sentire la fatica. Era tanta l'adrenalina che penso che se anche mi fossi rotto una gamba non me ne sarei accorto. Mentre Mauro arriva al primo campo, decine di iscritti si ritirano sopraffatti dal caldo, dalla sabbia e dalla stanchezza. Inizia la seconda tappa. I corridori si disperdono e vengono lasciati soli con i loro pensieri. Alla fine della giornata l'atleta italiano arriva al secondo campo, dove riceve 4 litri di acqua, quasi metà della sua razione giornaliera. Il terzo giorno Mauro arriva alla fine della tappa stanco, ma ancora tra i primi. Il giorno dopo si svolgerà la quarta tappa. È la tappa più temuta. Un percorso ininterrotto di 80 km. Mauro dovrà tenere il passo se vuole farcela. Durante questa traversata io ero in quel momento ero solo perché mi ero fermato per pulirmi una piccola vescica al quarto controllo. Ero solo e cominciato a tenere un ghibli micidiale, un vento pazzesco. Il fenomeno più temuto nel deserto si abbatte sui corridori. Gli atleti non lottano più per vincere la gara, ma per sopravvivere alla tempesta. Io non riuscivo più a vedere a 10 centimetri. Avevo gli occhiali, avevo tutto quello che serve per non soccombere con la respirazione, però non vedevo niente e soprattutto c'avevo la sabbia che mi stava facendo del male in viso. Un'implacabile tempesta di sabbia li avvolge. Alcuni si raggruppano per ripararsi, altri, come Mauro, vengono separati e inghiottiti dalla sabbia. Mauro si rende conto di essere impotente. La sua volontà non può competere con il Sahara. Accecato e immobilizzato è obbligato ad attendere che la tempesta passi. E così rimane bloccato, pensate, per 8 ore. E quando finalmente la tempesta si placa, bene, gli altri corridori rientrano al campo base. Ma quando Mauro non si presenta agli organizzatori, questi pensano che sia rimasto bloccato a causa della tempesta. Il quinto giorno Mauro si risveglia in un deserto immobile. Attende ore, 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 ma non c'è anima viva. E più passa il tempo, più la sua preoccupazione cresce. Per Mauro niente è più difficile
difficile dell'attesa. Ho cominciato a correre, a correre, a correre, perché cercavo anche queste balise. Le balise non sono altro che delle indicazioni per arrivare poi ai vari traguardi. E non li ho trovati. Perché non li ho trovati? Perché la tempesta di sabbia aveva scombussolato tutto quanto il tracciato. Procede verso est. Davanti a lui una desolazione di 9 milioni di chilometri quadrati. Cercando di qua e di là, vedendomi, andavo sulle dune alte per vedere se trovavo qualcuno e non vedevo nessuno. A quel punto ho cominciato a pensare che forse ero disperso in quel momento. 3 giorni dopo la scomparsa del maratoneta, gli organizzatori decidono di ufficializzare la situazione e mobilitano tutti i mezzi disponibili per iniziare le ricerche. Le ricerche però si concentrano sul percorso della gara, credendo che Mauro abbia seguito il protocollo, che prevede di rimanere fermi in attesa di aiuto. Forse sbagliando, forse no, ma mi sono mosso e a quanto hanno detto poi i vari ricercatori, di circa 5 gradi divergenti dalla posizione ideale. I 4 litri di acqua con cui era partito finiscono in fretta. In queste condizioni gli restano solo 24 ore di vita. E io ho fatto la pipì dentro una delle mie borracce. Poi vediamo se arriviamo, se mi trovano bene, altrimenti la utilizzo. La squadra di soccorso perlustra il deserto alla sua ricerca. Sento un elicottero, sento che veniva verso di me proprio. Quindi io comincio a sventolare, lo vedo, era una cinquantina di metri. Ma l'elicottero si allontana senza vederlo. Lui ha continuato ad andare avanti e si è perso verso il tramonto. E lì c'è stato un momento di sconforto assoluto. In Italia i giornali diffondono la notizia della scomparsa. La famiglia di Mauro stenta a credere. Oltre 1600 chilometri di distanza, anche Mauro è disperato. Come ultima risorsa per combattere la disidratazione, beve la sua urina. Quando tutto sembra ormai perso, vede qualcosa brillare all'orizzonte. Si avvicina sperando nella salvezza. Non sa che la situazione sta per precipitare ulteriormente. Da 4 giorni vaga disperso e senza riparo. È un marabout, il riparo di un santone. Mauro spera di trovare delle offerte di cibo e di bevande lasciate dai pellegrini, ma non c'è nulla. Il riparo è una benedizione, ma se non riuscirà a trovare dell'acqua o non verranno a salvarlo, questo marabout sarà la sua tomba. Viene svegliato dal rumore di un aereo. Non riesce a vederlo, ma vuole disperatamente mandare un segnale. Ho acceso il fuoco, ho cominciato a alimentare, ho cominciato a fare fumo, mentre proprio un attimo prima, come ha fatto fumo nero, è arrivata la tempesta di sabbia di 12 ore. Disperato, sente di aver perso l'ultima possibilità di essere soccorso. Mi ha ucciso mentalmente, in quel momento ero veramente a pezzi proprio. Avevo il morale sotto le scarpe. Quando la tempesta cessa, Mauro non ha più niente. La delusione è fortissima. In testa avevo 3.000 pensieri, uno di questi era anche devo morire. Se non trovano però il mio corpo, cioè io pensavo che cosa faccio. Quindi a quel punto ho pensato, sai che faccio? Mi taglio le vene, e mi addormento e non mi sveglio più. Il maratoneta immagina che un giorno un pellegrino troverà i suoi resti. Sempre meglio che essere spinto dal vento su qualche anonima duna, pensa. Ho preso il coltellino che avevo e ho inciso, ho detto va bene, ora mi addormento e basta. Il Sahara però non pretende la sua vita.
una sorpresa, diciamo, piacevole a quel punto. Mi sono svegliato la mattina. È possibile che il taglio non sia stato abbastanza profondo? O è possibile che a causa della grave disidratazione, al momento del tentato suicidio, il sangue sia stato molto denso e, scorrendo molto lentamente, si sia coagulato velocemente? Questo potrebbe anche essere un segno che forse devo sopravvivere, che forse mi devo dare da fare per andare avanti. E allora ho detto: cosa faccio? Devo mangiare. Mi ero accorto che nella torretta vicino alla Marabù c'erano i pipistrelli proprio. A quel punto ho detto: perché non mangiare loro? Loro di solito succhiano il sangue agli altri, perché non farlo io? Dopo 3 giorni passati nel riparo, il maratoneta decide di avventurarsi di nuovo nel deserto. Ha bisogno di acqua. Ormai è gravemente disidratato e senza liquidi i suoi organi cominciano inesorabilmente a cedere. Ma deve muoversi, naturalmente. Non può farlo durante tutta la giornata, solo al mattino presto o nel tardo pomeriggio. Quando invece la temperatura supera i 40 gradi all'ombra, deve mettersi al riparo, ammesso che riesca a trovarlo. I parenti intanto continuano le ricerche e arrivano nel Marabout. Ci sono dei segni della sua presenza, ma che direzione avrà preso? I rituali, quando iniziamo a fare la gara, fanno un briefing, fanno una riunione e ci fanno presente che se ti trovi in difficoltà, ti disperdi eccetera, al tramonto, al sorgere del sole ci sono delle nuvole, e il 99% delle volte, se tu vai verso, ti disperdi eccetera, al tramonto, al sorgere del sole ci sono delle nuvole, e il 99% delle volte, se tu vai verso quella direzione, si trova acqua, si trova umidità, si trova vegetazione, e quindi può darsi che ci sia anche della vita. I suoi ultimi passi lo conducono incredibilmente a una piccola pozzanghera. Qualcosa nella sabbia cattura il suo sguardo. Ha trovato tracce della presenza di nomadi. A un certo punto da destra, da dietro una roccia, esce fuori una cosa piccolina. Mi accorgo che era una bambina. Evidentemente ero in viso, ero un mostro, perché la bambina, come mi ha visto, si è impressionata e è scappata. Mi sono portato avanti, è uscita una signora. E io ho cercato di fargli capire dalla maratona dei sabbi, ma lei invece di farmi parlare mi ha tirato e mi ha dato il latte di capra. Mi faceva delle carezze, mi cercava di... È molto bello, è stato. Mauro ha lasciato il Marocco ed è entrato in Algeria. La donna manda sua figlia a una vicina postazione militare. La ragazza ritorna con 2 soldati. Mauro viene bendato e portato in una base militare. Non si accorge che lo stanno salvando. Viene trasferito presso l'ospedale di Tindouf, dove viene visitato e pesato. Ha perso 15 kg. Quella stessa notte chiama al telefono sua moglie Cinzia. Lei mi risponde: Mauro, i bimbi ti urlano, delle cose, eccetera. Certo. Deve essere stato pazzesco, io non so, perché sai, per me era una cosa così normale in quel momento, no? Invece per loro deve essere stata una rinascita assoluta, penso, non lo so, neanche posso immaginarlo. La sua incredibile storia conquista i titoli dei giornali. Dopo aver vagato per 9 giorni nel deserto del Sahara, il maratoneta è ancora miracolosamente vivo. Sono passati più di 20 anni da quella drammatica avventura. Lo sport per Mauro occupa ancora una parte importante della sua vita. Gareggia ancora in varie sfide in giro per il mondo. I giorni passati nel deserto però lo hanno cambiato per sempre. Il deserto che lui pensava di vincere alla fine lo ha conquistato. Uno dice: il deserto è morte. Il deserto, se diventi un tutt'uno e se lo rispetti, come penso un po' tutte le altre cose della vita, se lo rispetti, ti rispetta notevolmente. La sua potenza inesorabile prima lo ha imprigionato, poi la sua bellezza così estrema lo ha affascinato. Infine, la vita nascosta del deserto gli ha permesso di tornare a casa.
Il problema principale